Alessandro Verdi è l'artista, non vuol parlare, e secondo me per un vezzo, perché dice: io sono uno scultore, le statue non parlano. Vi ricordate quello che ha detto una martellata? Parla, parla e non parlava. Anche lui non vuol parlare, però è qui con noi e ci vuole bene. Grazie, grazie del tuo lavoro, grazie. Alessandro ha realizzato un D'Annunzio giovane, lui è arrivato qua che aveva già 60 anni, però ci è piaciuto invece un D'Annunzio quarantenne o giù di lì, come se fosse venuto a trovarci prima. E quindi, il poeta. Il poeta. Ecco. Sta sollevare. Andiamo. Beh, questa è una scultura fusione cera persa realizzata da un amico scultore, Alessandro Verdi, che io ho scelto dopo che Giordano Bruno Guerri mi aveva chiesto un ritratto al vero di D'Annunzio. Nel panorama oggi degli scultori è molto difficile trovare uno scultore in grado di realizzare un'opera con questo impatto empatico e nello stesso tempo anche, potremmo dire, in armonia con il luogo. E Verdi era l'unico, secondo me, che poteva farlo, perché viene da una scuola ancora novecentesca, il suo modellato è perfetto per questo tipo di realizzazione. Beh, l'idea che abbiamo avuto è stata quella di pensare a un D'Annunzio che esce dalla biblioteca che è qui davanti, con i suoi libri, e in un momento di assoluto pensiero, lettura, non enfatico, non come si è stati abituati a vederlo nei filmati che ci sono in giro, ma in un momento di riflessione anche un po' solitario, come è stato negli ultimi momenti della sua vita qui alla Vittoriale. La realizzazione è stata realizzata alla Fondart di Bergamo, una fusione perfetta, bellissima, con una patina straordinaria scelta appositamente guardando i colori che ci sono attorno, perché è sempre molto importante contestualizzare l'opera, non può essere un pugno nello stomaco, ma deve sembrare una cosa che è sempre rimasta qui. E mi sembra che l'effetto, il risultato sia assolutamente ottimo. È stata pensata da me e da Giordano Bruno Guerri e proprio in questo atteggiamento intimo, volevamo uscire dal D'Annunzio ufficiale, volevamo fare un D'Annunzio segreto, un D'Annunzio intimo, quindi era vicino alla sua biblioteca, ai suoi libri, D'Annunzio non solo uomo politico, no, di azione, ma anche e soprattutto come è stato un poeta, uno scrittore, e quindi i libri dovevano essere fondamentali. E l'abbiamo messa anche vicino a questa donna, perché lui amava molto le donne, quindi ci sembrava il luogo importante, i libri e le donne. Secondo me potrebbe essere lì che si riguarda se ha fatto qualche correzione, qualche ripensamento su qualche pensiero, un puro momento di riflessione sul proprio lavoro. Beh, il mio lavoro è un lavoro chiaramente completamente diverso da quello di Alessandro Verdi per cultura, per sensibilità artistica. Le mie opere qui al Vittoriale sono molto più frammentate, la mia scultura è molto più vicina anche all'informale, quindi con mancanza di braccia, di arte, oserei dire, forse è sbagliato dirlo, ma più contemporanea, più vicino al nostro tempo. Quindi anche molto più sofferente, ma questo perché il mio linguaggio è un linguaggio assolutamente diverso, secondo me anche più attuale.
l'innovazione mia, che sarebbe, era un esperimento che si voleva fare anche qui, poteva essere quella di inserire la policromia, perché io sono oramai conosciuto come lo scultore con i bronzi policromi, con tutto il mio materiale, le mie opere sono assolutamente policrome. E non mi sarebbe dispiaciuto fare anche questa policroma. Il problema era che avrei dovuto intervenire sul lavoro di un altro e questo non va bene. Ma adesso io ho realizzato un grande angelo di 3 metri che si chiama La Grande Anima, che verrà collocato al Four Seasons, nel parco del Four Seasons di Firenze, che era un ex orto botanico, in omaggio a questo direttore che ha inventato in maniera straordinaria questo luogo, che era un palazzo del 400, trasformandolo in un albergo, un grande albergo di lusso, e ahimè lui ci ha lasciato, è Patrizio Cipollini, e la proprietà ha deciso di donare quest'opera in sua memoria. E verrà collocato il 2 di giugno, faremo una grande festa.